l'avvio di questa amministrazione è stato salutato ovviamente dai cittadini in modo felice per il cambio amministrativo, ma subito si è incappati in una stasi amministrativa, e questo lo si è visto in tutti i settori. Una stasi dovuta per la maggior parte dei casi al fatto che non c'è finora alcun programma politico preciso di questa maggioranza. Non c'era in campagna elettorale. Molte volte alle domande il candidato sindaco Brugnaro, ora sindaco, ha risposto eludendo le domande, ed ora si trova a governare senza un programma preciso. Consigliere, e si va avanti. Scusi, io ho aperto la discussione su questa proposta di deliberazione, quindi o rimaniamo in tema o non si può. Presidente, allora questa premessa della mancanza di programma, vede, è strettamente connessa al punto in cui siamo, e cioè votare una variazione di bilancio che esprime pochissimo, per non dire nulla, coraggio. E qui le concause di questo mancato coraggio sono tantissime, o meglio gli effetti di questo mancato coraggio. Il primo, la mancata riorganizzazione. Una maggioranza con le idee chiare, arrivata a Caparsetti a metà giugno, avrebbe rivoltato o avrebbe iniziato a rivoltare come un calzino la macchina comunale. Invece per due mesi e mezzo di seguito ci siamo tenuti l'ex direttore generale Marco Agostini quale capo di gabinetto l'abbiamo tenuto. Poi ancora è stato confermato comandante della polizia locale. Vede, allora, vede Presidente, le scelte, faccia come crede, il problema è che le scelte politiche forti fatte da questa amministrazione, perché anche non fare è una scelta, voi non avete fatto. La mancata riorganizzazione della macchina comunale è una scelta. Noi abbiamo, e non mi stancherò mai di ripeterlo, abbiamo un funzionario, un incarico amministrativo pagato ogni 4 dipendenti e mezzo. Si potevano fare economie di bilancio, cari assessori e cara Presidente del Consiglio. Però se me lo scrive lei la prossima volta l'intervento, forse andiamo meglio. No, non tocca. No, Presidente. Il Movimento 5 Stelle e anche, e questo vale anche per altri emendamenti presentati dall'opposizione, ha dimostrato progettualità, nel senso che alcuni nostri emendamenti, anche quello dichiarato tecnicamente inammissibile, poteva benissimo stare in piedi, perché, lo spiego di nuovo, bastava fare una delibera di giunta che modificasse il contratto di servizio. Abbiamo fatto tante proposte in questi mesi e si è continuato a rimandarcele in commissione, e si continua a fare promesse, si dirà vedrai, vedrete, lo facciamo, sì buona idea, lo faremo. Finora non abbiamo visto nulla o quasi, o meglio alcune cose le abbiamo viste e non ci sono neanche tanto piaciute.
perché ad esempio la riconferma, e lo ripeto, di tre dirigenti nuovi, perché questo è stato fatto sul direttore generale, che non serve. Io continuo a dire che un manager cittadino da 200.000 euro, da 250.000 euro con tutti gli accessori all'anno, non serve. Poi ancora abbiamo un bilancio in cui vediamo tra le opere 2.700.000 euro di espropri illegittimi per la Vallenari bis. Quegli espropri sono illegittimi perché non dovevano esserci espropri, non dovevano esserci espropri per la realizzazione dell'opera Vallenari bis, se proprio la si voleva fare, perché nel bando, nelle delibere di giunta e in tutti gli atti formali c'è scritto cessione incondizionata e gratuita delle aree. Ciò non è avvenuto. I dirigenti dell'urbanistica, avallati in questo da un parere dell'avvocatura civica Farlocco, si sono presi la briga di dire andiamo avanti. Bene, quelle carte sono già oggetto di impugnazione davanti al TAR, è presumibile che finiranno in procura e in Corte dei Conti, e quindi è molto grave votare una variazione di bilancio con quei 2.700.000 euro illegittimi. Sono illegittimi perché in contrasto con quanto finora detto e votato dalla Giunta, azione sbagliata e illegittima da parte di questa amministrazione, di questo Consiglio Comunale, vuol dire perseverare nel danno. Poi ancora, come dicevo prima, non si sono toccate minimamente le partecipate, non si è fatto alcunché sulla riorganizzazione. Alcune cose banalissimamente potevano essere fatte, non sono state fatte. Alcune spese, ripeto, sono state fatte, e quindi non mi si dica che non ci sono scelte politiche. Alcune scelte precise sono state fatte, penso alla manovra sulle ZTL, sui parcheggi, fatta dall'assessore Boraso, penso alle nuove macchinette per la rilevazione della velocità che volete mettere in via Righi, sono tutte spese che avete deciso voi. E queste spese sono state considerate in maniera prioritaria rispetto ad altre, come la refezione scolastica e il trasporto scolastico. Sinceramente, poi ancora, non si sa ancora bene se ci sono i fondi per gli 83 precari che vanno a scadenza. Il sindaco ha detto di sì, auspichiamo che sia vero che ci sono i fondi, però non è assolutamente accettabile che ci si prenda burla dei lavoratori dicendo ma prima vogliamo vedervi, poi vogliamo vedere il curricula, avete compilato il curricula ai funzionari, e poi si chiede il merito, perché sembra, si chiede il merito ai precari, agli 83 precari, e poi si va a nominare il famoso cavallo di Caligola e le partecipate. Perché questo, vede Presidente, poi finisco, è inaccettabile, il metro di giudizio deve essere il medesimo. Non si può chiedere il merito, cosa che invece va fatta, a tutti i dipendenti comunali, dal primo all'ultimo va fatto, è giustissimo, io concordo col sindaco, ma si deve chiedere il merito anche ai dirigenti ridicoli, alcuni sono ridicoli. Alcuni dirigenti del comune che abbiamo non sanno delle volte cosa rispondere alle cose che chiediamo, e così anche questo, il merito deve essere chiesto anche al cavallo di Caligola che viene messo nelle partecipate. Grazie, consigliere.